Cari amici di TG Events, benvenuti in questa nuova puntata, la numero 209. Tre comici in un colpo solo, in un sacco di risate. A voi il servizio. Ho fermato una Volkswagen Lupo, gli ho detto che fanali grandi che c'hai. Cominciamo per parlare dei tempi in cui viviamo. Voi in questi tempi qua, come vi trovate? Cioè, se rispondete non costa di più, eh? Vediamo il vento se ne accorre. Sono di Alba. Albanese. Francesco Rizzuto, il vigile più famoso d'Italia. Francesco, benvenuto. Ciao, ciao. Cosa, che effetto ti fa ogni volta salire sul palco con la paletta, il fischietto, cioè girare l'Italia con questa tua parodia? Salire sul palco è la cosa più bella che ci possa essere. Scendere, vorrei scendere prima che il pubblico va via, così almeno mi prendo una macchina e io la mia la devo cambiare, cazzo, ne trovo una migliore, almeno riesco a arrivare prima. No, a parte gli scherzi, serate stupende come queste veramente ce ne vorrebbero a iosa. I vigili a Palermo sono come le stelle cadenti, quando ne vedi uno per esprimere un desiderio. È più facile incontrare un koala che un vigile. Quando il palermitano vede un vigile in mezzo alla strada, perché si ferma, le mette la mano alla spalla, ma che è successo, qualche cosa? Ma che fa? Ti sei perso? Non ho lo sguardo dubbioso, sono meridionale. Facci questo sguardo dubbioso, Renzo. Cosa porti tu in giro per l'Italia in questo momento? Ma porto me stesso con le caratteristiche di un siciliano che praticamente va al nord e dove cerca un lavoro, per fare questo mestiere deve fare l'attore e trova un po' delle vicissitudini e niente, questa è la storia del non ho sguardo dubbioso sulla meridionale. E poi fa una parodia su quello che è il rapporto familiare, la quotidianità, il rapporto uomo-donna, marito e moglie. Dimmi, nonno, che c'è? Voglio cambiare sesso. Ma sei matto? Vuoi fare come Vladimir Lussuria? Che lei fa all'estero l'è portata? Ma che cosa hai capito? Voglio una minchia nuova io. Rino, noi abbiamo visto proprio dal tuo spettacolo che tu hai questa, metti davanti proprio, cioè, i problemi, le problematiche di rapporti, no, fra un uomo e una donna, ma tu cioè, fa parte del tuo percorso di vita oppure sono cose fantasiose? No, tratto da vita vissuta, quello, il rapporto col mondo di oggi, con la tecnologia, con le cose, tutto vissuto. Tu nella vita fai anche l'insegnante, giusto? No, non anche, soprattutto, perché sennò non mangio, sì. E quindi l'insegnante, perché tu praticamente lavori per mantenere l'artista che è in te. Certamente, è così. E quindi, ma le battute le provo a scuola prima, se funzionano lì vado bene anche a teatro. Cioè gli studenti? Gli studenti, perfettamente, sì. L'altro Natale, lo scorso Natale, un mio amico domanda alla moglie, senti un po' cara, ma tu a Natale, come regalo, cosa vorresti? Lei risponde, caro, per essere sincera, io vorrei la separazione. Lui ci riflette un po' su e mi risponde, cara, per essere sincero, così tanto non volevo spendere. Lino Giannini, Francesco Rizzuto, Renzo Sinacori, che lui tanto c'è anche. Stefano Bosano, grazie, ciao. La legge scende in campo per due calci al pallone. Nazionale Magistrati contro Nazionale Calcio TV per solidarietà. Nazionale Calcio TV tutti insieme per la solidarietà. Ciao. Nazionale Calcio TV tutti insieme per la solidarietà. Fanno fritto. Nazionale Calcio TV tutti insieme per la solidarietà. Ora siamo pronti al calcio. We'll be right back.
Buonasera amici di Rezzato, siamo qua con la temperatura polare di questi giorni. Fa un freddo cane, i magistrati perdono. Però c'è il secondo tempo, secondo me usciranno incazzati e sarà durissima. Ciao! Beh, è una bella partita innanzitutto, Rezzato contro i magistrati. Devo dire una piccola cosa, il numero 2 oggi è Federico Stragà. Ci sarà un perché stiamo vincendo e stiamo giocando bene. Bravi, bravi veramente. Manca il numero 2, chiamiamolo tra virgolette titolare. Fondamentalmente ci dispiace che manchi perché è un amico, ma come calciatore è meglio che stia a casa. Ma sì, dai, c'è la maglia da fare, l'uncinetto, insomma, ci sono tante cose da farsi. Il calcio è uno sport. E anche oggi Lorenzo Beccati ci parla di due libri molto interessanti. Alza il volume. Eccoci qui, nel sole invernale, a parlare di libri, come sempre. Eccoli qui. Alza il volume. Oggi alziamo questi due volumi. All'apparenza sono due volumi diversi, due libri diversi, ma non lo sono poi così tanto. Il primo è Creatività, di Philippe Petit. Questo è un personaggio davvero strano, particolare. Pensate che ha attraversato tutta la sua vita su un filo. È un equilibrista che ha teso il suo filo attraverso anche i sogni, in fondo, cioè da un grattacielo all'altro, oltre un canyon. Cioè ha fatto di questo filo un motivo di vita. Ebbene, in questo libro insegna e porta il lettore a capire la creatività, che lui chiama il crimine perfetto. È un libro davvero curioso, strano, particolare, pieno anche di disegni, di indicazioni che portano alla ricerca della creatività. Un libro interessante. Il secondo libro è Elena del Drago, C'eravamo tanto amati. Si tratta in pratica della storia del Novecento attraverso le coppie che si sono formate proprio nell'arte. E a questo punto la stessa arte, attraverso un lavoro di simbiosi, di coppia, si esalta. Un esempio per tutti, la famosa Frida Kahlo con Rivera. Due grandi artisti, ognuno per conto proprio grande artista, ma che la loro unione ha portato a qualcosa di davvero eccelso. E qui vengono ricordate veramente decine di copie del Novecento. Un libro molto interessante, un modo per affrontare l'arte in maniera divertente. Bene, come sempre continuate con le vostre segnalazioni, noi siamo qui, ciao e alla prossima. Alza il volume. Vi ricordate la nazionale italiana di calcio del 1982? E chi se la dimentica? In questo spettacolo che vi proponiamo, tutto ciò che è stato scritto e detto realmente in quella incredibile avventura. A voi la pugna e la pipa. Partenza, destinazione Spagna, Roma, Spagna e Spagna 82. Cominciamo. Soddisfatto, Bezzotte? No, però non sono preoccupato. Sì. La preparazione si concluderà solo alla vigilia del mondiale, non potevo del resto frettare i tempi nel caso di creare casi e scandali. Ok. Senta, Rossi? Rimane il mio punto di riferimento. Ma scusi, Rossi e Graziani non riescono a convivere. Penso sia esattamente il contrario. Vabbè. Massaro? Ho voluto tentare un esperimento. La pippa. Paolo Rossi. Accendiamo un cero a Rossi e aspettiamo fiduciosi. Che Dio e gli arbitri ce la mandino buona. Lunedì 14 giugno, Italia-Polonia, formazione. Italia, Zoff, Gentile, Cabrini, Marini, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni, Graziani. Spettacolo eccezionale. Sì, grazie. Grazie dei complimenti, grazie del successo, grazie dell'accoglienza meravigliosa e poi
insomma, detto da chi fa questo mestiere, vale anche doppio, quindi grazie, grazie. Oh, che bel complimento. Senti, ma come fai a interpretare tutti questi personaggi, insomma? Perché ho visto che... Ma guarda, li abbiamo messi dentro da bambini, sono rimasti lì, anzi, proprio premevano per uscire, erano i nostri eroi greci, non erano solo dei calciatori. I brasiliani sono il 40esimo corner, chiedè pugni di Zoff in mischia, 42esimo maglia di Zico strappata all'Argentina. Stoffa di pessima qualità, se nota subito. Era tirata, il piede recupera a terra, batte letteralmente Tardelli barriera, poi Conte risolve, arriva il parroco, una mischia sul calcio d'angolo, si va a riposo sul 2-1, vai Italia. Perché c'hai loro solo a questi meravigliosi ragazzi? Grazie, grazie di cuore per tutto quanto, tutti grandi, anzi grandissimi, una squadra vera, una famiglia. Gianni, allora sono stati bravi, hanno raccontato fedelmente quello che tu hai vissuto. Certo, anche perché ho visto dei momenti che non mi ricordavo e sinceramente a un certo punto mi è venuto un po' di magone. Gianni Vasino ospite in d'onore a questa serata incredibile, hai rivissuto i mondiali dell'82. Sì, non è stato facile perché a un certo punto i ragazzi che recitavano mi hanno fatto venire il magone in gola, perché raccontavano in maniera e con un trasporto talmente vero che mi sono tornate in mente quelle giornate, quelle emozioni. Io credo che uno spettacolo così debba essere visto da tutti, perché va oltre il significato dello spettacolo, diventa storia vissuta e rivissuta sul palco. Berzot, nel momento di Vigo, momento nel quale la squadra non rendeva, lui continuava a ripetere fuori dallo spogliatoio mentre i ragazzi erano dentro che si cambiavano: non è possibile che abbia sbagliato proprio tutto. Un saluto agli amici di TG Evans da Santo Anastaso e Pilloni, salutiamo, ciao, ciao. E siamo giunti alla fine di questa puntata. Noi ci rivediamo la prossima settimana con tgevents.it.